tutti e bentornati sul mio canale. Innanzitutto, la settimana prossima uscirà il mio nuovo video cover Disney, quindi vi invito ad iscrivermi al mio canale e a seguirmi su tutti i miei social, che vi lascerò nell'info box qui sotto. Perché oggi ho deciso di fare questo video? Perché io odio veramente tutti. Dite la solita frase banalotta di tutti che diciamo a prima mattina: io odio tutti, io odio il mondo. Sì, perché noi non ce ne accorgiamo, ma durante la nostra giornata, le nostre giornate, noi in realtà ci infastidiamo, noi mondo, noi persone, ci infastidiamo per delle cose veramente, veramente minuscole, che se solo la gente, me compresa, ci facessimo caso, le giornate andrebbero sicuramente, sicuramente meglio per tutti. Iniziando dalla mattina, quando ci troviamo in metro, io almeno parlo per me, non so voi come raggiungete i posti che dovete raggiungere durante la giornata. Io solitamente prendo la metro o l'autobus, incontro sempre, sempre, sempre lo scorbutico che mi fa innervosire e mi manda... L'altro giorno, tornando a casa, mio padre mi ha fatto vedere un libro che si era comprato. Mi ha detto: guarda, è veramente carino, io ti consiglio di leggerlo. Ovviamente non l'ho letto ancora, però ho spizzato un pochino. Questo libro è scritto da Elda Lanza, che io sinceramente non so chi sia. Si intitola Il tovagliolo va a sinistra. Cos'è? È tutto un libro dedicato al Galateo. Cos'è il Galateo? È per sé un trattato delle buone maniere, quelle che noi ci scordiamo praticamente sempre. Il capitolo principale: c'è un signore che mi guarda, che cazzo vuoi? Per esempio, questo non è per niente elegante. Il secondo in realtà capitolo di questo libro si intitola In società. In società, cos'è in società? In società vuol dire saper convivere, convivere con la gente. Come si convive con la gente? Comportandosi tutti estremamente bene. E parte con il saluto. Innanzitutto il saluto va fatto, non ovviamente tra sconosciuti, ma per esempio quando entriamo in un negozio. Io odio quando entro in un posto e dico ciao e nessuno mi risponde. Tanto, io non so se vi è mai capitato, ma a me un sacco di volte mi è capitato di entrare in alcuni negozi e di dire oh ciao, magari non così, e poi non comprare niente, educatamente dire arrivederci e non riceve neanche una risposta. Salve, buongiorno. Salve, benvenuta. Senta, che per caso ha quella maglietta? Ho visto una maglietta l'altra volta che aveva tutto un cuore rosa sopra dalla parte davanti. Niente. No, è finita. Va bene, grazie, arrivederci. Arrivederci. Poi qui parla di presentazioni. Di presentazioni, che cosa dice? La cordialità non si misura con i decibel di voce. La stretta di mano deve essere energica ma mai vigorosa. Da piccola anche a me dicevano sempre che la stretta di mano va fatta con vigore, dava un qualcosa di sicurezza, la forza, l'intesa, va bene tutto, ma non messa a casa la mano, non è un braccio di ferro. Un altro capitolo molto bello è: chi entra per primo? Precedenze e posti. Allora, io invito tutte le persone che la mattina prendono la metro, l'autobus, qualsiasi mezzo pubblico, ovunque entrate, uscite, le porte, noi abbiamo un problema con le porte. Chi entra, chi esce, stiamo sempre così, oddio, io, te. Qui dice che il rispetto delle precedenze è importante nella vita quotidiana. Importantissimo. Entrare e uscire da un portone, negozio, metropolitana, ascensore. Lo sapete chi esce per prima? Quelli che sono all'interno. Io sono di Roma, quindi principalmente diciamo il punto critico, a parte tutte le stazioni, è Termini, che c'è sempre la folla fuori, tutti de lato, sembra che se devono mangiare tutti quanti, sembra tipo i film horror. Io non riesco ad uscire. Prima esce chi sta dentro, così poi c'è lo spazio per entrare. Entrare in un bar, in un ristorante, nella coppia prima entra l'uomo, ragazzi. Tiene aperta la porta e fa entrare la donna. Io mi prendo le porte in faccia almeno 5 volte al giorno. Il mio capitolo preferito, quello della tavola. Io non so se è una cosa solo mia, ma io c'è una cosa che non sopporto: chi fa i rumori a tavola, raga, mentre si mangia, è una cosa allucinante, cioè io non so come fate. E niente, la vita va tutto bene, sto facendo degli esami, sto finendo l'università. E sto facendo uscire tanti video, non so se hai visto. Ho visto il mio canale,
Non sopporto! E infatti qui in vita si mastica con la bocca chiusa e non si mette in bocca un boccone sino a quando non è stato inghiottito il precedente. E soprattutto non si parla col boccone in bocca. Non c'era bisogno che Edda Lanza ci dicesse sta cosa. Però, insomma, sono quelle piccole cose che non fanno innervosire le persone, che è il modo più bello per convivere in pace tutti quanti, non darci fastidio l'un l'altro. Potrebbero essere così delle belle giornate. Quindi ragazzi, in realtà ci sono tante altre cose da leggere su questo libro del Galateo che mi hanno veramente anche un po' stranito. Certe cose le faccio anche io, quindi sulla famiglia, sulla donna, sull'uomo, sul sesso, qualsiasi cosa. E magari se vi è piaciuto questo video, la prossima volta leggeremo gli altri capitoli insieme. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like qui sotto e un commento, e mi raccomando iscrivetevi al mio canale, seguitemi su tutti i miei social, vi lascio i link nell'info box. Ciao!